A Midgard vivevano gli uomini discendenti da Askr ed Embla, la prima coppia umana creata dagli dei. L'umanità viveva sotto la protezione degli dei, che difendevano la specie dalle forze del caos. Thor, lo sterminatore di giganti, aveva impedito che la terra degli uomini fosse conquistata da Jotun. Con la protezione degli dei, l'umanità prosperava, offrendo sempre loro i sacrifici dovuti. Questi uomini erano abituati ad affrontare la durezza dell'inverno, preparandosi sempre a fronteggiare tutte le difficoltà che un lungo e gelido inverno poteva imporre. Ma anche gli uomini sapevano che il regno degli dei non sarebbe durato per sempre e che le divinità di Asgard avrebbero dovuto lottare per affrontare le forze del male durante il Ragnarok. A Midgard l'estate stava per terminare. Tutto indicava che gli uomini avrebbero avuto un grande raccolto davanti a loro. Ma un vento freddo cominciò a soffiare e il gelo del tutto inaspettato distrusse gran parte del raccolto. Le foglie degli alberi presero rapidamente i colori dell'autunno e cominciarono a cadere molto prima del previsto, segno dell'avvicinarsi di un duro inverno. Anche con i raccolti rovinati, gli uomini cercarono di prepararsi al meglio per affrontare l'inverno. Ma nonostante tutta la determinazione dell'umanità, era impossibile prepararsi a sufficienza per l'incubo che stava per arrivare. Alla fine, Fimbulvetr era arrivato, portando con sé un lungo inverno. Sarebbero seguiti 3 inverni, senza alcuna estate nel mezzo. Gli uomini e il bestiame si rifugiarono dal freddo intenso nel loro rifugio, dove cercarono di sopravvivere al gelo. Le notti sembravano più lunghe. Ogni notte gli uomini temevano che il sole non sarebbe più sorto. Le loro scorte di cibo si esaurirono e, assaliti dalla fame, furono costretti a mangiare tutte le galline che davano loro le uova e persino i loro animali domestici. Quelli che rischiavano di soccombere al freddo, uscendo alla ricerca di animali da macellare, diventavano facili prede del branco dei figli di Fenrir. Gli uomini cominciarono a combattere tra loro per le poche risorse esistenti, fratello contro fratello. I figli sfidarono i padri. Tra gli uomini scoppiò il caos. Le asce di guerra erano sempre intrise di sangue. La mancanza di cibo costrinse molti al cannibalismo. I pochi esseri umani rimasti stavano pian piano scomparendo. Ad Asgard, gli dei Æsir videro i segni che lo scontro finale tra gli dei e le forze del caos si stava avvicinando. Questo evento cataclismico sarebbe diventato noto come Ragnarok, il crepuscolo degli dei. Dopo 3 inverni praticamente ininterrotti, il caos raggiunse il regno degli uomini. Pochi sopravvissero alla sanguinosa anarchia che seguì. Le condizioni profetizzate per l'inizio di Ragnarok si erano avverate. 2 lupi, che sostenevano di essere figli di Fenrir, attraversarono i cieli inseguendo il sole e la luna. Il lupo Ati inseguiva la luna, mentre Skoll inseguiva il sole. Le divinità che personificavano le 2 stelle riuscirono per qualche tempo a sfuggire ai lupi. Ma non potevano sfuggire per sempre alla prole di Fenrir. I lupi raggiunsero infine la loro preda e la inghiottirono. Senza sole e senza luna, il mondo sprofondò nell'oscurità. La fine era vicina. Grandi terremoti scossero Yggdrasil, l'albero del mondo. Si aprirono crepe nel cielo e le montagne crollarono. La roccia a cui era incatenato il lupo Fenrir fu spazzata via. Il serpente colossale sputò il suo terribile veleno contaminando le acque. Dai più piccoli esseri viventi come il plankton alle più grandi balene,
morirono tutti intossicati dal terribile serpente. Loki, che era stato imprigionato e sottoposto a terribili tormenti, fu liberato dai suoi vincoli. Come suo figlio Fenrir, Loki aveva un solo desiderio nel suo cuore: distruggere gli dei di Asgard. Il dio della menzogna scese a Helheim, il regno dove andavano le anime di coloro che erano morti in modo indegno. Lì regnava sua figlia Hel. La regina del mondo dei morti donò a suo padre il comando di un esercito di non morti. Questo esercito era composto dai cadaveri di coloro che erano morti in modo vergognoso. Questi zombie nordici erano ansiosi di raggiungere la gloria che non avevano ottenuto da vivi. Nidhogg, il drago che rosicchiava le radici dell'albero dei mondi, scavò un enorme tunnel attraverso il quale gli eserciti dei morti avrebbero potuto marciare verso la terra degli uomini. Grandi colonne di fuoco segnavano che l'esercito di Muspelheim era in marcia. I giganti delle terre del fuoco erano guidati da Sutir il Nero. L'enorme gigante bruciava tutto ciò che si trovava sulla sua strada, con la sua spada infuocata. I giganti di ghiaccio di Jotunheim si imbarcarono in nave verso Vigrid, il luogo prescelto per essere il campo di battaglia tra gli dei e le forze del caos. Heimdall, l'araldo degli dei, non aveva più dubbi. Il Ragnarok era iniziato. Il dio finalmente suonò il corno Galahorn e il suo squillo si udì in tutto l'universo. Tutti avevano paura di questo allarme. La fine dell'era degli dei Æsir si avvicinava. La grande battaglia avrebbe presto avuto inizio.